tutti, secondo appuntamento con quattro chiacchiere in remoto. Il nostro ospite in studio oggi è Alessandro Brescia, candidato sindaco a Venaria per il progetto civico. 46 anni, ex consigliere uscente della giunta Roberto Falcone, ex assessore nella giunta Catania. Alessandro, come state vivendo tu e la tua famiglia questa emergenza sanitaria? Beh, come tutti credo ci sia stata una fase iniziale di disorientamento, un po' di smarrimento, perché si tratta di una situazione completamente inedita, completamente nuova, ecco. E anche un po' allarmati, e ovviamente all'inizio soprattutto il pensiero va a tutte le famiglie colpite, a chi non ce l'ha fatta in questa situazione così, così grave, così di emergenza. Credo che ognuno di noi, o direttamente o indirettamente, è venuto a contatto con qualcuno che è stato interessato. E poi è subentrata un po' una seconda fase dove bisognava anche farsi forza e andare avanti e comprendere l'accaduto. E io poi tendo a guardare un po' il bicchiere mezzo pieno, no? E quindi adesso stanno venendo fuori tante dinamiche, tante riflessioni che secondo me sono interessanti e saranno interessanti poi per il dopo, ecco, a cui bisogna un po' iniziare a pensare, anche se adesso l'emergenza è la cosa più importante, bisogna fare in modo di uscirne il prima possibile. Infatti l'Italia è stata colpita al cuore, è stata colpita la nostra economia. Come hai detto tu, sarà dura a rialzarsi. Ce la faremo? Ma sì, secondo me sì, anche se bisogna, come dire, non perdere la lezione, ecco. Credo che siamo forse davanti ad un cambiamento d'epoca. Adesso ragionare di massimi sistemi, come dire, è un po' prematuro, però provo a fare un esempio così magari risulta un po' più facile. Prendiamo la sanità. Il Covid ha messo a luce quelle che sono tutti i problemi del nostro sistema, ma che conoscevamo già prima, nel senso che ognuno di noi, se si recava in un pronto soccorso, già poteva rendersi conto della fatica e delle situazioni in cui i nostri operatori lavoravano. Le code per prenotare le conosciamo, nel nostro distretto per prenotare una visita cardiologica servono 100 giorni, per una visita ginecologica anche più di 200, quindi sono tempi di attesa che non sono sostenibili. Quindi una riflessione che va fatta è quella che il sistema sanitario così non funziona. Non funziona, ma la cosa che sta dietro è che gestire il tutto con un'economia di mercato o con criteri aziendalistici non basta più. Perché io posso fare a meno di un paio di scarpe in più, posso fare a meno di una giacca in più, non posso fare a meno delle cure sanitarie. Sono un bene essenziale e devono essere gestiti con dei criteri che sono diversi, perché io non posso aspettare 100 giorni per fare una visita specialistica, o peggio ancora, poterla fare soltanto se ho le risorse per andare privatamente. Quindi vuol dire penalizzare chi ha meno risorse. Ripeto, la salute, abbiamo capito in questa fase, è un bene essenziale, non può essere trattato con gli stessi criteri dell'economia di mercato. Bisogna trovare un'altra modalità, perché è un bene a cui io non posso rinunciare, né io, né la mia famiglia, né tutte le persone che hanno intorno. E siccome prima o poi si ha bisogno di queste cure, bisogna trovare un altro modo. Questa credo che sia forse una delle principali riflessioni da portarsi dietro. Questo è anche il momento in cui la politica deve essere unita. Sì, in questa fase direi di sì, assolutamente. Lasciamoci alle spalle le campagne elettorali che poi arriveranno. Bisogna in questo momento, come abbiamo visto, la posta in gioco è la tenuta dell'Unione Europea, se non la crisi dell'attuale modello di sviluppo. Quindi, come dire, la partita è troppo grande per perderci in questa fase in piccole scaramucce. Certo, è legittimo
avanzare critiche rispetto a quello che è stato fatto o alle cose come potevano essere fatte. Questo ci sta, ci mancherebbe, però credo mai in un tono così di polemica o di propaganda come, ahimè, purtroppo si continua a vedere, ecco. Ecco, si è parlato, abbiamo stoppato, avete stoppato la campagna elettorale, elezioni a data da destinarsi. Con il commissario straordinario avete fatto un po' il punto della situazione? No, veramente no. Io ho preferito non interferire, nel senso che il candidato sindaco non ha delle prerogative diverse da quello di un privato cittadino, quindi in questa fase no, non mi sembrava opportuno imbeccare il commissario con provvedimenti, auspicarne l'attuazione o chiederne anche conto come è stato fatto. Credo che anche il commissario abbia avuto una dignità di vivere un momento straordinario nello straordinario, però parliamo di una persona che ha una pluriennale esperienza nel campo e quindi credo che non avesse bisogno che in questo momento la politica interferisse. Credo che lei sa che siamo a disposizione, io come ex amministratore, ho provato ovviamente a cercarla perché volevo segnalare, insomma, lo stato di tensione, di preoccupazione che sta vivendo la nostra comunità e mi ha detto di scrivere, di fare una mail, quindi io mi preoccuperò di farla, ma soltanto per ringraziarla di quello che sta facendo e nel contempo tendere la mano rispetto a quello che ciascuno di noi nel suo piccolo può fare. Ecco, nel nostro piccolo i venariesi stanno rispettando le restrizioni. Ritornare alla normalità sarà poi uno shock? Come dicevo prima, potrebbe essere una cosa un po' ambivalente, perché da una parte forse non si vuole tornare alla normalità, nel senso che ciascuno di noi, restando a casa, secondo me ha riscoperto anche delle cose che dava per scontato. E quindi faccio un esempio su tutti, il bisogno di attenzione che ha la nostra famiglia, che hanno i nostri amici, i nostri cari, a cui solitamente dedichiamo sempre dei ritagli di tempo. Invece, stando a casa, H24, ti rendi conto che l'attenzione che devi dedicare agli altri, il tempo che ti chiedono o il tempo di cui tu avresti bisogno che gli altri ti dedicassero, non è mai abbastanza, ecco. Quindi, per certi versi, io mi auguro che non tutto ritorni come prima, no? Abbiamo capito che senza la libertà non si può vivere, quindi queste limitazioni le stiamo vivendo con sofferenza, giustamente. Però abbiamo capito anche forse che senza la solidarietà non si può vivere, che il nostro bisogno di socialità è innato e che abbiamo bisogno di stare con gli altri e anche fisicamente di poterli abbracciare, stringere una mano. Ecco, e quindi sotto questo profilo io spero che la riflessione anche nel sistema, nei tempi, nelle modalità di lavoro possa portare a delle novità, a delle innovazioni che vanno in quello che noi davamo per scontato, ma che non ce ne rendevamo conto. Ecco, che con la socialità, con la comunità, il nostro grado di benessere aumenta, perché poi la vera ricchezza è nelle relazioni che ciascuno di noi ha con gli altri. Quando vengono a mancare, e come in questo caso, qualche problema nasce. Quindi nulla sarà come prima, io lo spero proprio, ecco, che si riparta, sotto un'altra ottica. Abbiamo riscoperto i valori della famiglia e i valori della solidarietà, quella solidarietà che però a Venaria non è mai mancata, perché è sempre in primo piano per affrontare questa emergenza, l'emergenza della solidarietà. Sì, questo ne sono convinto anch'io e io, come dire, questa è la città in cui sono nato, la città in cui ho vissuto e vivo con la mia famiglia e mi sento orgoglioso perché
Credo che sì, anche guardando al passato più lontano, sia stata sempre una città solidale. E negli ultimi tempi, forse diffusamente, non solo noi, ecco, ci siamo un po' dimenticati di questo tema, ma credo sia il vero collante per le comunità. Ecco, quando viene a mancare la solidarietà, quando viene a mancare quelli che un tempo erano i rapporti di buon vicinato, le reti che si instaurano con le persone che abbiamo intorno, si inceppa qualcosa. E quindi, come dire, nella drammaticità di questo momento abbiamo riscoperto questo valore. La nostra città è anche ricca di volontari, di associazioni, di persone che si danno da fare singolarmente e in gruppi. E questo credo che sia un elemento su cui puntare per ripartire, ecco, la forza delle persone e delle loro relazioni. Ringraziamo Alessandro Brescia per essere stato nostro ospite e come sempre, a forza di essere ripetitivi, ricordiamo ai nostri cittadini, a tutti gli italiani, di rimanere a casa. Assolutamente, mi associo all'invito, anzi. Adesso più di ieri c'è necessità di rispettare scrupolosamente tutti i provvedimenti che sono stati adottati perché siamo proprio in un punto cruciale. Quindi sì, continuiamo a restare a casa con le fatiche che abbiamo detto, ma anche con la possibilità di vivere questo tempo insieme alla nostra famiglia. Grazie a voi e buona giornata. Grazie Alessandro.